Domani alle 20:30 allo stadio Adriatico Cornacchia la gara di andata dei quarti di finale playoff Pescara-Virtus-Entella, attesi circa 13.000 spettatori. Una buona notizia per il tecnico Zeman: Riccardo Brosco ha recuperato dal problema muscolare e sarà a disposizione. Sta bene anche il terzino Crescenzi, che è in ballottaggio con Cancellotti per una maglia da titolare. Il pericolo numero uno della Virtus-Entella: bisognerà fare molta attenzione a Mercai, ha detto Zeman, ma attenzione anche a Gaston Ramirez, un giocatore di grande spessore che già ha fatto male in Coppa Italia quando vestiva la maglia della Sampdoria. Andiamo ad ascoltare allora i passaggi chiave della conferenza stampa con le immagini di Diego Martelli, ricordando che la gara di ritorno ci sarà mercoledì alle 20:30 e che la Virtus-Entella è testa di serie, quindi il Pescara dovrà vincere almeno una delle due partite. Buongiorno mister, Buongiorno. intanto come sta la squadra in vista della partita di domani dal punto di vista fisico? Riccardo Brosco, come sta Crescenzi? Vabbè, io penso che la squadra in questo momento sta abbastanza bene sia fisicamente che mentalmente, nel senso che capisce che si sta giocando qualcosa di importante e spero che riesca a fare buona partita. Abbiamo un avversario per me difficile perché io sono uscito con loro l'anno scorso con Foggia, loro sono arrivati e praticamente erano qualificati già con Palermo, poi purtroppo alla fine hanno subito. Sono convinto che questa squadra di quest'anno è più forte rispetto a quella dell'anno scorso. Quindi sappiamo che abbiamo un avversario difficile. Su Brosco e Crescenzi come stanno? Brosco sta recuperando e sarà a disposizione Per e domani? Crescenzi sta a posto. Il Brosco disponibile domani? Brosco sta disponibile. Allora io vado sulle possibili scelte, tanto so che non mi risponde, però ci E provo. quindi? Però ci Vabbè. Ah, c'è un giochino da bar questo. Ah, ci provo. Allora, intanto ci ha dato la bella notizia di Brosco. Per come vede lei le cose, è disponibile per giocare oppure partirà chi sta meglio? Intanto, prima Parte domanda. chi sta meglio, poi Brosco è sempre uno che, ripeto, per me può giocare, in partenza non giocherà, però sarà a disposizione. Ok, perfetto. E sulla Virtus Entella, Clemenza o chi giocherà per Clemenza, Ramirez e Mercai. Sono un po' per caratteristiche, per concetto simili a come erano Nalini, Casarotto e Christoffersen, quindi bisognerà stare attenti a non concedere quelle giocate tra il centrocampo e la difesa del Pescara. Ma anche lì per me concederci, loro hanno fatto primo tiro a 22esimo, 23esimo, certo, non è problema, il problema è di attenzione, di riuscire a prendere riferimenti giusti e comportarsi di conseguenza. Aloy potrebbe essere una soluzione considerata la fisicità e anche il fatto che lui ha più propensione difensiva nella fase di non possesso rispetto a Palmiere, una scelta che sta pensando o non. Dipende se vogliamo difenderci o se vogliamo attaccare. E che vuole fare il Pescara? Io voglio che la squadra giochi a calcio e che vince con la prestazione. No, io volevo chiedere ancora sulla Virtus Entella qual è l'aspetto tecnico-tattico che la preoccupa un po' di più della squadra di Volpe e se da ex allenatore della Roma vuole mandare un messaggio a Totti che ieri ha salutato e alla squadra che giocherà la finale di Europa League. Vabbè, discorso di. Io ripeto, noi dobbiamo cercare di mettersi a posto e capire dove sono avversari e perché ci stanno, perché molti fanno da esca e noi ci caschiamo. Sul discorso di Totti, vabbè, che già non fa parte della Roma, ma ci tifa sempre. Io spero che la Roma fa buona prestazione, anche se, come dicono tutti, parte da sfavorita. Sul pubblico domani sera che si aspetta Zeman? Mi aspetto quello dell'altra partita. Poi se vengono di più, forse si sentiranno di più, è meglio.